Sì, eccoci qui Mario, sempre in diretta dalla Pharma Expo. Siamo ora nello stand di una grande eccellenza del nostro territorio nel campo della ricerca farmaceutica, l'azienda partenopea ACMA Italia. E per conoscere meglio questa bella realtà siamo in compagnia ora della responsabile del reparto ricerca e sviluppo di ACMA Italia, dottoressa Annalisa Curcio. Buongiorno dottoressa, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Dottoressa, io partirei col chiedere in quale campo opera ACMA Italia e in quale attività si è distinta nel campo della ricerca e nello sviluppo quest'anno. Sì, ACMA Italia è un'azienda che crede fortemente nei processi di ricerca e sviluppo e infatti questi sono sempre mirati all'ottimizzazione dei nostri prodotti per fornire ai medici e ai pazienti un supporto terapeutico sempre più ottimizzato ed efficace. In quest'anno l'azienda, il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo si è distinto per numerose attività anche in vari ambiti. In particolare noi ci caratterizziamo per la progettazione, la realizzazione e la valutazione di integratori alimentari che hanno una valenza farmaceutica. Quindi da come nascono a come vengono prodotti fino alla immissione in commercio abbiamo dei prodotti che sono assimilabili a dei farmaci pur essendo integratori alimentari. Questo perché c'è un lavoro di base nella progettazione che è basata su un forte valore scientifico degli attivi e del loro sinergismo d'azione. Poi vengono realizzati in maniera rigorosa seguendo le norme di buona fabbricazione che prevedono controlli accurati di qualità e di sicurezza e alla fine vengono studiati, quindi il prodotto finale viene valutato attraverso degli studi clinici che conduciamo in collaborazione con ospedali universitari e con centri di ricerca pubblici e privati. Nel corso di quest'anno abbiamo pubblicato 5 studi clinici nelle diverse linee dei prodotti e 2 sono in fase di sottomissione a riviste scientifiche internazionali. Un altro ambito importante, molto importante per l'azienda, è quello della proprietà intellettuale, perché appunto ACMA crede molto nella proprietà intellettuale e nel deposito dei brevetti. Quest'anno ne abbiamo depositati 2 nuovi che vanno ad affiancarsi ai 3 già depositati a livello italiano nell'anno scorso e che sono in fase di estensione a livello europeo e internazionale. Grazie mille dottoressa, davvero una bellissima realtà. Noi Mario ci rivediamo tra pochissimo con tanti altri ospiti.